siamo mentalmente slittati in avanti, ma gli interventi sono molto interessanti. Marco Ciurcina è il fondatore, il principale artefice dell'iniziativa Caro Candidato, no? Poi dettagli. Appunto ci racconta questa esperienza, che cosa è successo, su quanti politici possiamo contare adesso per portare avanti le nostre posizioni. Ok, solo un paio di domande. Qualcuno non conosce l'Associazione per il Software Libero? Bene, quindi posso andare veloce, saltare questa, puntualizzo solo che noi siamo l'associazione per il software libero. Quindi siamo perfettamente consapevoli che in Italia ci sono più di 300 gruppi che si occupano di software libero e ognuno gioca la sua parte, e la nostra parte negli ultimi anni è stata cercare di costruire delle azioni, non so come chiamarle, di pressione sul mondo politico, dal ricorso al mondo politico amministrativo, ricorso contro il Ministero del Lavoro che abbiamo vinto per violazione del codice dell'amministrazione digitale, quindi violazione dell'obbligo di fare valutazione comparativa, e adesso ci siamo appassionati a questa iniziativa Caro Candidato, che probabilmente conoscete. Chi non la conosce, chi non conosce Caro Candidato? Ok, allora qui devo dire qualcosa. Caro Candidato, come vedete scritto, è un'iniziativa che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i politici ad occuparsi di software libero e libertà digitali. E quindi, in occasione delle campagne di elezioni politiche normali, invitiamo i politici a sottoscrivere un patto per il software libero. E poi chiediamo a tutti quanti di collaborare, chi sostiene il software libero di diffondere l'iniziativa, agli altri gruppi che ci sono in Italia di aderire, la piattaforma è aperta. Ovviamente il software è libero, quindi tutto il codice di questa piattaforma può essere utilizzato per quello che si vuole, e quindi in questo momento il lavoro è stato portato avanti da 8 associazioni, sono 8 gruppi partner che fanno parte dell'iniziativa Caro Candidato. Hai ritrovato scritti qui e ti ringrazio tutti perché hanno partecipato tutti di più o meno al successo di questa iniziativa e speriamo che ne aderiscano altri in futuro. È molto importante, adesso vedrete perché. Allora, questi sono i risultati delle diverse campagne. Ho messo insieme anche la campagna delle politiche del 2008, che in verità allora la chiamavamo con un nome diverso, si chiamava Vota Software Libero, elezioni.softwarelibero.it era il sito. Comunque, questi sono i totali di candidati che hanno firmato il patto, di questi quanti sono stati eletti, e abbiamo calcolato qui la percentuale degli eletti che hanno firmato il patto sugli eleggibili per capire come stiamo andando. E effettivamente c'è una progressione, siamo molto contenti dell'8,33 alle elezioni europee. Devo dire che in Francia hanno fatto molto meglio, perché in Francia il 17, in questo momento ancora stanno controllando gli ultimi dati, 17 eleggibili al Parlamento europeo hanno firmato il patto per il software libero. Poi vi dico perché vi parlo anche della Francia, che è circa il 25% dei loro eleggibili. Abbiamo quindi oggi scoperto 422 politici che si sono impegnati a supportare il software libero, che hanno firmato esattamente. Questa è un tentativo di suddivisione per partito, visto che a noi italiani ci piace contare poi le cose per partito. E, allora, è interessante vedere come ci sono numeri grandi nel PD, nell'Italia dei Valori, nella sinistra extraparlamentare, oggi non può capire. Però è importante che ci siano persone anche in questi partiti, perché ovviamente ci sono le amministrative, eccetera, eccetera, e poi
ci sarà sempre questo di Parlamento. A destra 7 della Lega Nord, centro 6 UDC, Partito delle Libertà 5, Partito Radicale 3. Ovviamente Cappato è tra quelli che hanno firmato il patto, spiace molto che sia uscito dal Parlamento europeo, però questa è la politica. Allora, vi parlavo della Francia perché la campagna per le elezioni europee l'abbiamo coordinata con i francesi di April e con altre rappresentanze di altri paesi che mano a mano si sono aggiunti all'iniziativa. Questi sono i risultati che attualmente posso dare, anzi c'è Francia 17 ma è ancora un provvisorio, potrebbe essere di più. Noi Italia 6 siamo convinti che sia il numero definitivo, e gli altri Gran Bretagna 3 e Belgio e Spagna stiamo aspettando di conoscere i risultati. Questi sono gli eletti italiani al Parlamento Europeo. L'onorevole Toia del PD, così come Vittorio Prodi e Gianluca Susta, mentre Sonia Alfano, Gianni Vatti e Nicolò Rinaldi sono dell'Italia dei Valori. E adesso che cosa ce ne facciamo di queste cose qui? Allora, innanzitutto, come avevamo già annunciato nel comunicato di lancio dell'iniziativa, il nostro obiettivo specifico sulla campagna per le elezioni europee, sulla campagna di Software Pact coordinata a livello europeo, era riuscire ad ottenere le condizioni per promuovere la costituzione di un intergruppo al Parlamento europeo. Che cos'è un intergruppo? È un'organizzazione che si compone di membri del Parlamento europeo di più partiti e almeno di gruppi parlamentari del Parlamento europeo e di diversi paesi. Le condizioni ci sono e quindi promuoveremo nei prossimi giorni, oggi, domani, dopodomani, la costituzione di questo intergruppo, che è molto importante perché è uno strumento molto utile per costruire politiche a favore di quello che ci interessa, quindi del software. Vi do atto anche del fatto che abbiamo dato una mano, visto che il software appunto è libero, l'abbiamo messo a disposizione degli amici argentini, Alberto che è il principale artefice, se non Stefano che è lassù della piattaforma, invece di fargli usare il software e fatto che rendergli disponibile un'istanza, hanno iniziato una campagna per le loro elezioni in Argentina. Abbiamo contatti con altri paesi. Allora, questa è la situazione di Assoli oggi. Questa è la nostra situazione. Abbiamo in tasca 4.678 euro a ieri. Abbiamo, queste sono le spese dell'ultimo anno. Come vedete, vi do conto di queste due attività qui. Allora, abbiamo fatto ricorsi, fare ricorsi costa. In particolare il ricorso al Ministero del Lavoro vinto al TAR è stato appellato e quindi noi ci siamo costituiti nel giudizio di appello che avrà esito probabilmente tra molti anni. Comunque non cambierà la sostanza del risultato che abbiamo ottenuto, è complicato da spiegare, però è così. Nel frattempo quest'anno abbiamo ritenuto di fare un altro ricorso, abbiamo fatto un ricorso contro l'Istat che aveva fatto un bando per l'acquisto di software proprietario, anche lì senza fare valutazione comparativa, abbiamo poi rinunciato al ricorso, che abbiamo convenuto con Istat di attivare un tavolo di lavoro per l'uso, l'implementazione di soluzioni di software libero all'interno di Istat, in particolare su alcune tecnologie specifiche. Ci siamo ritenuti soddisfatti di questo esito e quindi il ricorso c'è costato ma l'abbiamo poi abbandonato. Quindi abbiamo fatto un'assemblea poche settimane fa e abbiamo fatto un'analisi, abbiamo cercato di capire che cosa dobbiamo fare per andare avanti. E
abbiamo capito che la campagna caro candidato meriterebbe un coordinamento più, come dire, più professionale. Abbiamo stimato 3 mesi uomo l'attività necessaria per sfruttare appieno il potenziale che abbiamo, quei 422 politici che hanno promesso di firmare, scritto, di impegnarsi per il software libero e che meritano attenzione, meritano contatto, eccetera, eccetera. E poi, caro candidato, dal principio per noi non è finito qui, cioè quel che abbiamo fatto finora è solo il lato A del disco, adesso c'è da fare il lato B. Che cosa sarà esattamente, caro candidato, lo dobbiamo ancora mettere a fuoco, infatti domani avremo qui a Bologna la nostra assemblea alla quale invitiamo chi è interessato a partecipare, perché dopo alcune questioni discuteremo proprio di come... di cosa fare per fare la parte B. La parte B è, probabilmente potrebbe essere consentire ai politici di dire la loro sul software libero, in un blog, all'interno del sito, e anche controllare l'attività dei politici, valutare chi fa meglio, chi fa peggio, e insomma dare conto di cosa è successo dopo la politica, in modo che insomma, diventi uno strumento veramente utile per tutti. Poi abbiamo altre questioni, la vicenda ISTAT ci impone di partecipare ad alcune riunioni, cioè altri rimborsi spese. Noi ci vogliamo tenere pronti per fare un altro ricorso, almeno entro la fine dell'anno. Quando ne troviamo uno che ci piace, partiamo di nuovo. E quindi come facciamo? Visto che per realizzare tutte queste cose qua c'è bisogno di soldi che in questo momento non abbiamo. In assemblea abbiamo deciso di, l'assemblea ha dato mandato al consiglio direttivo di effettuare spese ed investimenti nei limiti della disponibilità di cassa, quindi comunque partiamo, abbiamo 5.000 euro, iniziamo a muoverci, faremo le cose scegliendo secondo la priorità quello che ci sembra più importante. Poi abbiamo capito che le possibilità sono donazioni, forza lavoro, perché quei 3 mesi uomo per coordinare la campagna, quei 3 mesi uomo per finire lo sviluppo di caro candidato non necessariamente devono essere soldi, possono essere anche attività che qualcuno ci rende disponibile oppure paga più la parte. Un'altra cosa che abbiamo valutato è possibile costruire delle partnership sullo sviluppo di caro candidato, perché negli ultimi mesi Alberto è stato contattato da qualcuno che era interessato a usare la piattaforma di caro candidato per altre campagne, giustissimo, e quindi magari troviamo qualcuno che è interessato a partecipare allo sviluppo di caro candidato per usarlo per altre azioni di sensibilizzazione. E poi la adesione, e qui avete il nostro politico, la nostra venuta, Paolo Di Donè, al quale do la parola per spiegarmi le sue riflessioni su fare candidato. Ringrazio il presidente di Medina che sicuramente non fa il valore. Buongiorno a tutti. Come avete visto, la nostra attività, ne parliamo da anni in giro per varie riunioni come questa, abbiamo parlato anche l'anno scorso e l'altro anno abbiamo anche già parlato, le nostre attività proseguono, vanno avanti, quest'anno abbiamo deciso che le nostre attività possono fare un salto di qualità, come Marco vi ha illustrato, questo salto di qualità ha un costo, un costo che abbiamo stimato intorno sui 15.000 euro, che in realtà dipende molto da quanto appunto riusciremo a fare in questo che ci siamo ripromessi di fare, o eventualmente chissà magari quant'altro in più riusciremo a fare.
problemi quindi sono sostanzialmente di risorse economiche, come abbiamo visto, risorse che riguardano chiaramente anche le persone. Attualmente a Soli è un'associazione che conta all'incirca una cinquantina, sessantina di iscritti, vi dico all'incirca perché nemmeno noi sappiamo esattamente quanti siamo. Abbiamo visto che una ventina a giugno hanno saldato la loro quota di iscrizione, quindi capite che la situazione va presa un po' in mano, e questo abbiamo deciso che per un paio di mesi sarà il mio compito. Il mio compito quindi parte dall'interno dell'associazione, chiedendo ai soci, qualcuno vi dirà qui, di saldare qualche quota per cortesia, e poi quello di ricercare risorse all'esterno dell'associazione. Non mi piace dire all'esterno perché vorrei che queste risorse entrassero a far parte dell'associazione. Delle varie voci possono, ecco, delle varie voci di possibili entrate a cui faceva riferimento Marco, la più importante forse è l'ultima, quella evidenziata, se sono le adesioni. Nel corso degli ultimi mesi, degli ultimi anni, parlando e frequentando altre associazioni, in particolare l'associazione April in Francia, quando ci siamo trovati a Parigi per discutere di caro candidato, abbiamo anche avuto modo e occasione di parlare con loro. Loro hanno fatto questo salto di qualità che vogliamo fare noi e hanno un numero molto più cospicuo di iscritti che sostanzialmente riescono a finanziare le nuove di lavoro, che riescono a fare due. Ora, la nostra iscrizione è tutto sommato modesta, perché con 30 euro ce la caviamo, che ci ritroviamo iscritti a questa bella associazione. Mi sembra di essere ben fuori. Vanno avanti? Sì? Ma la mia camicia è più bella, sono meno sudato. Ci facciamo due rapidi conti con centinaia di iscritti e abbiamo già a 3.000 euro raccolti solo con l'iscrizione. Se arriviamo al nostro, quello che è un po' il nostro tratto, di 500 iscritti, già abbiamo una somma ragguardevole, abbiamo 1.000 euro che ci permette di fare un sacco di quelle cose. A 500 arriviamo già a coprire abbondantemente quella cifra che avete visto prima. Ora, per carità, 500 del 12 dicembre è un po' difficilino, però non è assolutamente un numero di iscritti impossibile. Basta pensare che April ha 4.500 iscritti e queste cifre l'hanno raggiunta in un paio d'anni. Professore che viene dalla Francia, penso che mi potrà confermare che insomma, il ruolo di April era insomma, importante. 4.500. I nostri 500 in realtà sono poca cosa, giusto per partire così un po'. Io mi fermo qui, in realtà le varie ipotesi di finanziamento le ha già illustrate Marco. L'unica forse che non abbiamo evidenziato è quella semplice e banale della sponsorizzazione. Noi già abbiamo avviato l'anno scorso una piccola campagna di sponsorizzazione che, avendo dedicato poco sforzo, non ha avuto poi gran successo, però insomma un po' di sponsor li abbiamo tirati dentro. Quello che a me preme, quello che mi piacerebbe è che appunto si potesse far conto su un numero molto alto di adesioni all'associazione, di iscritti alla nostra associazione. Io qui vedo, sto guardando un po' in giro, vedo un sacco di amici che da anni lavorano per il software libero e quindi insomma non vedo perché no, mi piacerebbe fare parte di questa bellissima, mi piace mettere un paio di viaggio a queste cose qua. A parte gli scherzi, l'associazione per un bel po' è stata, finisco subito, per un bel po' è stata un po' chiusa nei confronti dei nuovi soci, dell'entrata della squadra. Noi un paio d'anni che stiamo lavorando per aprire il più possibile la nostra associazione, e questo insomma è un invito che faccio a tutti,
di venire a lavorare con noi. Ora non è che vi scrivete, dovete lavorare, scrivere, spiegare su Twitter, candidate, eccetera, questo per carità no. Però più siamo che sicuramente più cose riusciamo a fare, anche perché le cose da fare sono veramente tante e le idee che ci vengono effettivamente anche quelle sono altre. Quindi se ci trovate qui in questi due giorni con dei moduli cartacei per descrizione, se volete farlo subito, se no andate sul nostro sito, che qui non si vede in alto, c'è un bottone per iscriverci. Aspettiamo chiaramente anche te. Sono uno dei 263 candidati che ha aderito al eletti. Non so se i miei voti siano venuti da sorte libero, comunque quello che volevo dire, io sono stata eletta in un comune della provincia di Bologna, quindi proprio sul territorio. E quello che io pensavo e che ritengo sia assolutamente necessario è creare un gruppo di supporto per noi che siamo sul territorio, un gruppo virtuale di supporto, perché a Bruxelles si conoscono, si vedono, possono fare il gruppo vero, ma noi che siamo sui territori e il livello, io anche qua ho contribuito alla redazione del programma, quando vai a parlare di certe cose ti rispondono, ah non ne voglio sapere, io sono appena aprire una mail, quindi di questo non ne parliamo, di questo non ne parliamo. Davvero, credo che noi 263, quanti siamo in giro per il territorio d'Italia, abbiamo bisogno di un supporto. Mi iscriverò sicuramente da soli, adesso vengo a prendere il modulo, e quindi ecco, la mia esigenza è questa. Insomma, credo che sia un lavoro importantissimo. Prendo la parola anche per dire sicuramente sì. È previsto che appunto adesso vi lasciamo due giorni per posarvi dopo la campagna elettorale e poi sicuramente saremo insistenti e fastidiosi e dovremo bussare ad ogni porta e a capire come lavorare assieme. E al contrario, quando voi busserete alla loro porta chiedendo supporto, verranno date una mano. Comunicazione, un aspetto importante per chi c'è qua, caro candidato, è fatto della partecipazione di tanti gruppi e quindi idealmente sarebbe ottimo se più gruppi aderiscono, Linux User Group, insomma i gruppi, eccetera, più gruppi aderiscono più è facile creare il contatto diretto e personale tra i gruppi che sono sul territorio e i politici che ovviamente operano sul territorio, hanno bisogno di contatto diretto, per questo è importante partner. Finito. Una cosa brevissima che volevo dire, passate in vari mail i gruppi utenti locali, l'iniziativa penso che abbia aiutato la pubblicità, la cosa fondamentale è che, come diceva l'eletta, adesso ogni gruppo locale che magari voglia attivarsi sa esattamente a chi può dire guarda, tu hai firmato, devi rispettare. È una cosa piccola che secondo me serve tantissimo. No, in realtà è una mia affermazione, però l'avevo già pensata prima che lo dicesse, perché è vero che a livello europeo spesso c'è il coordinamento tra quelli che sono sul livello locale. La mozione d'ordine potessamo già oltre il dovremmo in 10 minuti andare delle altre sessioni e nel mezzo c'è il coffee break. Quindi sentiamo leggermente in avanti le altre sessioni, ci saranno sessioni parallele delle tue track principali in quest'aula e nell'aula che ha quarto piano, la Cremona. E ci sono i workshop che iniziano e lo speaker's corner nell'altro edificio che è di fianco a matematica. Al settimo piano c'è il coffee break che è stato gentilmente offerto dai lavoratori.